Benvenuti ad una nuova edizione su tg10.it. Queste le notizie di oggi. Ed apriamo la nostra informazione con un gravissimo fatto di cronaca nera. Agguato mortale in pieno centro storico a Gela, ucciso con 5 colpi di pistola il tassista Domenico Sequino, di 56 anni. L'omicidio è stato commesso ieri sera intorno alle 20 in piazza Umberto I, nei pressi della Chiesa Madre, in pieno centro storico. La zona in quel momento era piena di gente. Secondo le prime informazioni, sarebbero stati due giovani in sella ad uno scooter col volto travisato da caschi integrali a fare fuoco. La vittima è stata raggiunta in diverse parti del corpo ed è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso da alcuni passanti. Sequino è morto poco dopo. Indagini febbrili sono state avviate da carabinieri e polizia. Continua nei locali del Museo Archeologico Regionale di Gela fino al 20 dicembre la mostra d'arte contemporanea mediterranea al cura di Salvatore Parlagreco. L'iniziativa è dell'Accademia Internazionale Città di Roma, presieduta in Sicilia da Maria Ventura. La Make Services, lieta di comunicare che a partire da oggi distribuirà gratuitamente un'originale e particolare confezione di un prodotto esclusivo. Si tratta di olio di semi di canapa, uno speciale prodotto impiegato per diverse attività. Il suo utilizzo può servire sia nella prevenzione che nella cura delle artrosi, artriti, stati infiammatori. Utilissimo durante il periodo di menopausa per gli stati di deficit della memoria, stati di depressione cronica. Efficace anche in malattie asmatiche e affezioni respiratorie, è indicato per malattie di carattere dermatologico. Molto utile per bambini ed anziani, l'olio di semi di canapa è rivolto anche agli atleti poiché forniscono un apporto proteico completo. Questa promozione del tutto esclusiva ed innovativa è inserita in un progetto ad ampio raggio che prevede la distribuzione del prodotto in tutto il mondo. Lo si potrà trovare in farmacia, in erboristerie ed anche nel supermercato. Sul nostro sito all'indirizzo www.tg10.it troverete i contatti per informazioni e prenotazioni. Seconda mostra del presepi in comune, realizzata dalle scuole locali, promossa dall'associazione turistica Proloco Gela. Si terrà dal prossimo 19 dicembre al 6 gennaio al Palazzo di Città. Previsti intrattenimenti e degustazioni. L'ingresso è libero. Saranno aperte altre due porte sante nella diocesi di Piazza Armerina in occasione del Giubileo della Misericordia. Lo ha annunciato il vescovo Monsignor Rosario Cisana. A Gela il 6 gennaio presso la piccola Casa della Misericordia e a Enna presso il Centro d'Accoglienza Santa Lucia. Inoltre si potranno ottenere le indulgenze giubilari anche in occasione dell'apertura in ogni vicariato della Porta della Carità, nelle cappelle delle carceri e degli ospedali presenti in diocesi e nei luoghi dove si terranno le catechesi sulle opere di misericordia corporali e spirituali. Questa era l'ultima notizia, vi ricordiamo che per gli approfondimenti, le interviste, i servizi e tutte le novità di oggi, l'appuntamento è alle 14 per la prima edizione del TG10, oppure sul nostro portale www.tg10.it. Grazie per l'attenzione, alle prossime edizioni. Or two ago, I thought I'd take a ride.